pianto. Era il giorno 15 di maggio del 1887. Il giorno precedente, questa bellissima basilica fu stata consacrata e Don Bosco ha voluto celebrare l'Eucaristia in questo altare, l'altare della Madonna. Una volta iniziata la celebrazione, con grande emozione Don Bosco comincia a piangere. Quelli che l'accompagnavano erano un po' preoccupati e alla fine Don Biglietti, il suo segretario, gli dice: Don Bosco, che ha? Si sente male? Sta malato? E Don Bosco dice: ho pensato nel sogno dei nuovi anni. Vedevo la mia mamma e la mia famiglia dire delle cose sul sogno. Oggi vedo di modo molto chiaro quello che la Madonna mi ha detto. Al suo tempo tutto comprenderai. Questa grande emozione di Don Bosco e questa visione dell'insieme di tutta la sua vita ci parla di come lui vede che la Madonna ha accompagnato sempre la sua vita, come lei veramente ha fatto tutto e come assieme a lui noi possiamo dire veramente vale la pena. Porto nel mio cuore alcuni sogni. Il sogno di una famiglia salesiana, di uomini e donne felici. Il sogno di una famiglia salesiana e una congregazione anche piena di Dio, con donne e uomini che vivono una profonda fede. Il sogno di una famiglia salesiana dove i ragazzi, le ragazze, i giovani, specialmente i più bisognosi, i più poveri e sfruttati, siano sempre la nostra priorità e quelli che stanno nel nostro cuore. Il mio sogno anche di una famiglia salesiana che vive veramente la gioia del Vangelo. Sogno anche con una famiglia salesiana e una congregazione sempre missionaria, come è stata voluta dallo stesso Don Bosco. Sogno finalmente in una famiglia salesiana capace di essere fedele oggi a quello che ci ha chiesto lo Spirito Santo nel carisma salesiano, nel carisma di Don Bosco. O Maria, Vergine potente, tu grande presidio della Chiesa. O Maria, aiuto dei cristiani, tu terribile esercito schierato, tu doni il sole che vince ogni tenebra, tu nelle angosce e lotte della vita, tu nei pericoli difendici dal nemico, tu nell'ora della morte accogli l'anima in paradiso.